Buongiorno e benvenuti a tutti a questa nuova puntata di Attualità Italiana. In apertura andiamo a Roma, anzi più precisamente nel parco archeologico del Colosseo, eh, perché il 21 aprile, eh, la settimana scorsa, poco dopo la nostra trasmissione, c'è stato uno, uno show per celebrare la candidatura di Roma a Expo 2030. Condividiamo alcune immagini eh, di, questo, di questo show e poi ve lo raccontiamo. Questo è il Colosseo, questo è un balletto. Allora, un cameo che in poco più di 30 minuti racconta i valori della candidatura di Roma l'evoluzione eterna che la città rappresenta, ma ancora di più il bisogno di mettere l'umanità al centro della conversazione. Di questo avevamo parlato a lungo anche la settimana scorsa. Per questo motivo il titolo di questo show e anche della campagna di cui abbiamo parlato la volta scorsa è Human Lens, una performance piena di inediti un pas de deux di una mamma e una figlia, un coro di 100 ragazzi che rappresentano i 15 municipi che formano la città di Roma e infine uno spettacolo multimediale di videomapping e droni che vede il Colosseo ed il cielo sopra l'anfiteatro Flavio, protagonisti di uno show mai realizzato prima e a far da conduttore Gaia, l'abbiamo vista la settimana scorsa, la bambina di Roma che rappresenta la terra e il suo desiderio di umanità e di evoluzione. Il 21 aprile il comitato promotore dell'Expo, in occasione della visita del BIE, ha organizzato... E abbiamo visto le immagini e eh, stavamo parlando di questo, ha organizzato al parco archeologico del Colosseo l'evento dal titolo Human Lens, eh, questo Human Lens è anche il titolo della campagna, Eternal Evolution, una serata di musica, performance artistiche, giochi di luci e droni, con la partecipazione di Eleonora Bagnato, Malika Ian e Dardust. Dardust. Cambiamo pagina eh, e passiamo a vedere il sito del governo. Vi ricordiamo che sono siti aperti, quindi se voi andate sul sito su governo.it eh, trovate le notizie che vi raccontiamo noi, ma anche molte di più perché non facciamo in tempo a raccontare tutto, eh, diamo soltanto dei flash. Importante è. Eh, lo trovate sulla homepage del sito del governo approvato alla camera il decreto legge del eh, pnrr il ministro fitto ovviamente si dichiara soddisfatto per il lavoro svolto ehm, tra qui la notizia è più lunga però prendiamo prendiamo alcune parti eh, tra le misure anche la stabilizzazione del personale assunto con contratti di lavoro a tempo determinato e una migliore e più efficiente organizzazione di responsabilità e funzioni. Va avanti, qua è stata tagliata, sul sito la trovate intera. Il decreto prevede infine disposizioni atti a rendere più efficiente programmazione e gestione delle risorse. Eh, Relativi allo sviluppo e alla coesione territoriale. Sto leggendo il comunicato stampa, eh, non, non, non è un testo scritto da noi, quindi semplicemente abbiamo preso delle parti del comunicato stampa. Eh, al fine di assicurare la complementarietà, quindi ehm, programmazione e gestione delle risorse relative allo sviluppo e coesione territoriale, anche al fine di assicurarne la complementarietà con quelle del PNRR, mediante la razionalizzazione delle strutture preposte, cioè delle strutture che se ne occupano. La razionalizzazione determinerà risparmi di spesa e consentirà di rafforzare la capacità amministrativa, conclude il ministro e lo riporta il comunicato stampa. Torniamo a governo.it, abbiamo detto al sito della presidenza del Consiglio dei Ministri, perché ci tenevo a farvi vedere questa campagna. Eh, stampa lanciata dal Ministero del Turismo e dall'Enit e realizzata dall'agenzia eh, pubblicitaria Armando Testa che forse qualcuno di voi si ricorda, furono i, i creatori in altri anni: furono i creatori di Puntemes, ehm, furono a lungo l'agenzia che accompagnò il Mulino Bianco della Barilla. Ehm, se vi ricordate le pubblicità di, del caffè Lavazza, Carmen Sita, Sposa Mia, chiudi il gas e, e vieni via. Chi ci ascolta, forse le persone più grandi se lo mh, ricordano. Ecco, questa è l'agenzia eh, Armando Testa che è stata incaricata di, di proporre e realizzare questa campagna Open to Meraviglia, eh, che sarà, eh, sarà on air e sarà diffusa in tutti i paesi. Del, ma non, non so se in tutti i paesi però in, nei paesi chiave in, un po in tutto il mondo presentata leggiamo adesso sto leggendo il comunicato stampa presentata la nuova campagna di promozione dell'italia nel mondo italia open to meraviglia realizzata dal ministero del turismo e enit con il contributo del dipartimento per l'informazione e l'editoria della presidenza del consiglio la campagna ha ah, come testimonial, l'avrete riconosciuta credo mentre ne parlavamo, eh? la campagna ha come testimonial niente meno che la Venere di Sandro Botticelli, riconoscibile attraverso lo sguardo e il segno inconfondibile dei suoi capelli, una vera e propria virtual influencer che viaggerà lungo lo stivale raccontando paesaggi, mete iconiche e piccoli borghi. Anche tipicità enogastronomiche e le tante declinazioni dell'offerta turistica. Vi iniziamo a far vedere: direi in anteprima, no, non è in anteprima perché si trova già sui, sui siti sia dell'ENIT che del Ministero, però non, ancora, non è ancora stata lanciata nei vari paesi del mondo, quindi eh, c'è la Venere di Botticelli, però reinterpretata con vestiti. Molto moderni. Che in questo caso si scatta un bel selfie eh, in piazza San Marco a Venezia. Eh, qui eh, a Polignano a mare in Puglia ha cambiato abbigliamento, però la riconoscete sempre dal, dal volto. Eh, qui eh, in Lombardia la campagna sarà il titolo Italia Open to Meraviglia rimane uguale però poi la campagna sarà declinata in varie lingue qui eh, sul lago di Como e mangia la pizza eh, quindi c'è questo doppio gioco eh? Eh, e qui invece è a Roma, vabbè, questo l'avete riconosciuto è il Colosseo, quindi questa virtual influencer che si fa dei selfie e si aggira per l'Italia eh, sarà la testimonial di questa nuova campagna, cercatela poi perché queste immagini sono le prime che sono uscite ma ce ne saranno molte altre. Però adesso invece giriamo pagina, eh, cambiamo completamente discorso perché questa settimana è stato il 25 aprile. Il 25 aprile sapete che per l'Italia è un giorno molto molto importante perché è l'anniversario della liberazione. Eh, quindi eh, i giornali non, non hanno parlato d'altro quel giorno perché è, è una festa nazionale di primaria importanza. Eh, il sito, del, di nuovo, il sito del governo, no? Eh, anniversario della Liberazione: il presidente Meloni all'altare della patria con il capo dello Stato e le altre autorità. Eh, partecipano alla cerimonia di deposizione di una corona d'alloro in occasione del 78 anniversario della Liberazione. qua Era mattina presto, come potete ben eh, vedere anche dal, dal cielo era nuvoloso è stata una settimana eh, non, eh, non insomma un po di nuvole questa eh, non primaverile per quanto sia ormai fine aprile e eh, ecco qui, eh, questo è il presidente Mattarella, abbiamo detto, era mattina presto perché poi, lo vedremo tra poco, il presidente Mattarella è partito per eh, Cuneo e adesso poi ne parliamo, eh. questo è il momento della deposizione, un momento estremamente importante, estremamente solenne quindi lo guardiamo anche noi. È stata fatta anche a Buenos Aires una, ehm, una cerimonia diciamo, parallela dalle, auto, dalle rappresentanze eh, locali proprio il 25 aprile. Questo è Ignazio Larussa con, la, con il presidente Meloni. Eh, vi dicevo, eh, quindi ehm, non solo c'era il presidente Meloni, ma eh, come tradizione, come tutti gli anni da 78 anni, c'era anche il presidente della. Repubblica, che ha deposto una leggiamo la notizia sul sito della Presidenza della Repubblica. Sergio Mattarella, ha deposto una corona dall'oro ehm, insieme, ehm, presenti alla cerimonia, Ignazio Larussa, che è il presidente del Senato, Lorenzo Fontana, il presidente della Camera dei Deputati, sono le massime autorità. Ehm, Giorgia Meloni, il presidente del Consiglio, e poi eh, Silvana Sciarra, che è presidente della Corte. Costituzionale, Guido Crosetto, Ministro della Difesa e inoltre, come avete visto nelle foto, varie autorità civili, non varie, le più importanti autorità civili e militari. Ehm, dopo questa cerimonia della mattina però, il Presidente Mattarella è subito partito per eh, Cuneo. E a Cuneo, ed è a Cuneo dove ha fatto il discorso eh, che più è stato ripreso dalla stampa. Allora, ci abbiamo un po' pensato, nel senso che è un discorso lungo e neanche lo leggiamo tutto, è un discorso lungo e, e neanche facciamo in tempo a leggerlo tutto, è tutto su quirinale.it. Ci abbiamo un po' pensato, ma abbiamo, e abbiamo deciso di leggervelo eh, perché è un discorso... Importante. Quindi non lo leggiamo tutto, ne leggiamo gran, grandi stralci, eh, saltiamo, vi dico già che salteremo le parti in cui lui saluta una serie di persone, alcune, quindi queste ovviamente è una parte di rito importante, però queste ve le andate a leggere voi. Quindi adesso inizia una parte di attualità italiana che è attualissima e in, a suo modo importantissima e solenne. Proveremo a prestare voce al discorso eh, che ha fatto ehm, il presidente Sergio Mattarella a Cuneo in occasione della cerimonia per il 78 anniversario della liberazione il 25 aprile. Allora, spero di leggerlo bene. Inizia così, Parla Mattarella. Eh, noi lo stiamo leggendo, ma Parla Mattarella. Se volete andare in pellegrinaggio, nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati, dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità. Andate lì, o oh, giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione. È Piero Calam eh, Calamandrei dice il Presidente Mattarella, no? È Piero Calamandrei che rivolge queste parole a un gruppo di giovani studenti a Milano nel 1955. Ed è qui allora, a Cuneo, nella terra delle 34 medaglie d'oro al valore militare, dei 174 insigniti di medaglia d'argento, delle 228 medaglie di bronzo eh, per la resistenza. Eh, è qui che la Repubblica oggi celebra le sue radici, celebra la festa della, della liberazione. Su queste montagne, in queste valli, ricche di virtù di patriottismo sin dal Risorgimento, in questa terra che espresse con Luigi Einaudi, il primo presidente eh, dell'Italia rinnovata nella Repubblica, rivolgo un saluto a tutti i presenti. Stamane con le autorità costituzionali, sta parlando Mattarella, eh? stamane con le autorità costituzionali, dice il Presidente Mattarella, ho deposto all'altare della patria una corona in memoria di quanti hanno perso la vita per ridare l'indipendenza. Unità nazionale, libertà, dignità a un paese dilaniato dalle guerre del fascismo, diviso e occupato dal regime sanguinario del nazismo, per ricostruire sulle macerie materiali e morali della dittatura una nuova comunità. Proseguo, vi ricordo che sto tentando di leggere, sto provando a leggere stralci del discorso del presidente Mattarella a Cuneo il 25 aprile. «La guerra continua», affermò nella piazza di Cuneo, che oggi reca il suo nome, Duccio Galimberti, il 26 luglio del 1943. Una dichiarazione di senso ben diversa da quella del governo Badoglio. «Continua», proseguiva Galimberti, «fino alla cacciata dell'ultimo tedesco, fino alla scomparsa delle ultime vestigia del regime fascista, fino alla vittoria del popolo italiano che si ribella contro la tirannia mussoliniana». Non possiamo accordarci non possiamo accodarci a un'oligarchia che cerca, buttando a mare Mussolini, di salvare se stessa a spese degli italiani. Un giudizio netto e rigoroso, un discorso straordinario per lucidità e visione del momento, che fa comprendere a pieno valore e significato della resistenza. E fu coerente Duccio Galimberti salendo in montagna. Fu assassinato l'anno seguente dai fascisti. È una delle prime medaglie d'oro della Nuova Italia, una medaglia assegnata alla memoria. Ehm, a questa lotta, eh, beh, in questa lotta ci aiutarono soldati di altri paesi, divenuti amici e solidi alleati. Tanti di essi, molto giovani, sono sepolti in Italia. A questa lotta si aggiunse una consapevolezza. La crisi suprema del Paese esigeva un momento risolutivo per una nuova idea di comunità dopo il fallimento della precedente. Si trattava di trasfondere nello Stato l'anima autentica della nazione, di dare vita a una nuova Italia. Impegno e promessa realizzati in questi 75 anni di Costituzione repubblicana. Una Repubblica fondata sulla Costituzione, figlia della lotta antifascista. Le Costituzioni nascono in momenti straordinari della vita di una comunità, sulla base di valori che questi momenti esprimono e che ne ispirano i principi. Le repubbliche partigiane, le zone libere, nelle loro determinazioni e nel loro operare, furono anticipatrici della nostra Costituzione. La Costituzione è una risposta fondata sulla sconfitta dei totalitarismi europei di impronta fascista e nazista per riaffermare il principio della sovranità e della dignità di ogni essere umano, sulla pretesa di collettivizzazione di una massa forzata al servizio di uno Stato in cui l'uomo appare un ingranaggio. Il frutto del 25 aprile è la Costituzione. Di nuovo sto leggendo il discorso di mattarella del Presidente Mattarella a Cuneo. Eh, se, non, se volete tornate indietro col video e vedete è preso da quirinale.it ed è stato eh, presentato dal Presidente della Repubblica in occasione della festa del 25 aprile. Il 25 aprile, dice Mattarella, è la festa dell'identità italiana, ritrovata e rifondata dopo il fascismo. È nata una democrazia forte e matura nelle sue istituzioni e nella sua società civile, che ha permesso agli italiani di raggiungere risultati prima inimmaginabili. Non c'è famiglia italiana che non abbia un bisnonno, che non abbia ricordi di un bisnonno di un nonno, di un congiunto, di un alpino caduto in Russia, nella, nella sciagurata avventura voluta dal fascismo. Non c'è famiglia che non ricordi il sacrificio della divisione alpina cunese nella drammatica ritirata con la Giulia. Un altro esempio, un altro monito alla disenatezza della guerra. Rendiamo onore alla memoria di quei caduti. Grazie. Dice il Presidente della Repubblica a Cuneo, grazie da tutta la Repubblica a Cuneo e al con le sue medaglie al, va al valore. Come recita la lapide apposta al municipio di questa città: eh, se mai avversari della libertà dovessero riaffacciarsi su queste strade, troverebbero patrioti, morti e vivi con lo stesso impegno, popolo serrato intorno al monumento che si chiama Ora è sempre resistenza Viva la festa della liberazione Viva l'Italia Così conclude il, il discorso il Presidente della Repubblica e così concludiamo anche noi eh, questa puntata di attualità italiana ehm, ricordandoci del, del 25 aprile dei bisnonni e dei nonni ehm, che abbiamo tutti non solo a Cuneo e eh, ehm, eh, e con questo ci diamo appuntamento alla prossima settimana che sarà su altri toni, eh, sarà, vi prometto, scoppiettante e sarà futurista, futurista, futuristica, perché la prossima settimana andremo niente meno che sulla luna con un giovane scienziato italiano. Arrivederci a tutti, buon fine settimana e ci vediamo tra sette giorni.